Ciao, buongiorno, nuovo video. Allora, video dedicato sia alla cura della pelle, in questo caso del viso, perché i prodotti che ho selezionato, ma ne farò altri video su questa tipologia, prodotti da supermercato, perché come sapete io utilizzo un po' di tutto, vado da brand magari molto più costosi a brand invece molto abbordabili, low cost, che troviamo al supermercato, avete capito bene. Quindi, se vi interessa l'argomento, dopo la sigla vi aspetto. Rieccomi. Allora, primo prodotto, facciamo un po' una skincare routine ideale, no? Ho messo qua tutti i prodotti, li prendo e c'è un po' di tutto: detergenti, maschere. Abbiamo poi sieri, ecco, non ho preso il tonico, però insomma, comunque ce n'è anche lì di tonici, crema contorno occhi, insomma, tanti bei prodotti, direi 10 prodotti. Partiamo dal detergente viso. Due detergenti che sto amando, uno lo utilizzo da più tempo, uno da meno tempo, ma comunque lo sto amando. Li troviamo al supermercato, vi lascio tutti i prezzi nell'info box, se c'è anche il link, cioè nel senso se si possono acquistare online, vi lascio anche, avete capito, insomma, ormai se mi seguite sapete più o meno come funziona. Allora, questi due gel detergenti che io utilizzo solo d'estate, i gel detergenti perché ho la pelle piuttosto secca, mentre d'estate col caldo si normalizza, sono questi due. Uno l'avete già visto in più riprese perché è quello di Esselunga, direi che sono a meno di metà probabilmente. Ne basta poco, è un gel detergente trasparente, leggero, fa una schiuma ma poca alla fine, non è che fa tanta schiuma, ed è di Esselunga, la linea Equilibrio, che è la linea appunto beauty, ma non solo beauty, no, no, c'è anche la parte alimentare. Gel detergente con prebiotici, prebiotico, quindi va a riparare e a proteggere la barriera cutanea della pelle e la fa in modo anche che non si disidrati dopo l'utilizzo. Contiene anche acidi della frutta, vedo anche scritto qui, acidi naturali, 96% di ingredienti di origine naturale, insomma, cosa vogliamo di più? Che ci faccio al caffè, ad esempio, sono 50 ml, vi lascio il prezzo che non lo ricordo mai perché mi confondo con un altro prodotto, ma comunque mi sembra 3,95. Trovate tutto giù nell'info box. L'apertura è fatta in questo modo, quindi non fuoriesce troppo prodotto, non c'è lo spreco di prodotto. Mi piace davvero tantissimo e ve l'ho già consigliato in altri video. Il secondo gel detergente che ho acquistato invece ha un altro tipo di erogazione, cioè di erogazione di apertura più quantomeno. Mi piace molto e è di, quindi scusate, torno indietro, ho dimenticato di dire Esselunga, magari poi ve lo lascio scritto. Quindi supermercati, ma sono proprio prodotti che li troviamo al supermercato, non prodotti, non lo so come dire, L'Oreal. Poi per carità posso anche inserire dei prodotti, avete capito, di marca. Lunga, in questo caso parliamo di Eurospin, giusto? Non ci vado mai, sono andata apposta, eh? Sono andata apposta, sono andata in un Eurospin di, vabbè, voi direte cosa ce ne frega, no, ma non è della mia città. Dove eravamo? Mamma mia, che testa che ho! Eravamo in Piemonte, penso che fosse quello di Novi Ligure o Arquata, vabbè. In Piemonte, facciamo così che facciamo prima, tanto cosa cambia? Niente. E fior di Magnolia, ah no, di Serravalle, Serravalle, Serravalle Scrivia, perché eravamo andati ad Arquata dal Soffio, l'erboristeria bioprofumeria, che saluto, ciao Enrica. Nella vita sono piena di Enrica, prima ne avevo solo una, mia mamma, adesso piano piano ce ne sono di nuove. È stata molto carina, sono andata ieri a ritirare il siero di Eteria, ma ne parleremo anche di quello. Farò un pillole di bellezza mettendo a confronto due serie di Eteria. Comunque, aperta parentesi, chiusa parentesi. Fior di Magnolia, Eurospin, gel viso detergente,
Mi è piaciuto tanto. Questo proprio sono questi gel detergenti sono indicati secondo me per l'estate. Per la mia tipologia di pelle, poi se avete una pelle mista va bene tutto l'anno. Rinfrescante, quello che chiediamo e che vogliamo, e addolcente, verissimo, perché non disidrata troppo la pelle. Basta non eccedere anche con le dosi. A volte con le dosi, sì, con la quantità. Con le dosi, sembra un farmaco. No, a volte mi scrivete, poi per carità, non è detto che quello che va bene su di me vada bene su di voi, questo è ovvio, però spesso magari una mi ha scritto, mi sembra di ricordare, che la mousse detergente di Eterea forse o di qualche altro brand le secca la pelle. Può essere, quindi vedete che non sempre quello che vi consiglio può andare bene a voi, ci mancherebbe. Ma può essere anche che uno ecceda, no, ne basta poco di prodotto, non mettetene quantità perché è ovvio che va a detergere troppo in questo caso. Questo in particolare è con estratti di cotone, è proprio delicato, delicato, ve lo faccio vedere da vicino. Ok? Estratti di cotone, fiordaliso e limone con acido lattico, anche qui. Ma che bel prodotto, ma che bel prodotto. Pelle luminose perfettamente detersa, bello. Fatemi sapere se l'avete già provato, se lo proverete. Sono 150 ml contro i 150 ml del precedente. Andiamo avanti con un po' di sieri. Ovviamente di sieri ne ho 4. No, prima le creme contorno occhi. Facciamo le due creme contorno occhi, perché siamo ai sieri. Come vi dicevo, vabbè, il tonico non ce l'ho, però, ma in realtà tonici non è facile trovarli, ad esempio di Sieno. Vabbè, due creme contorno occhi, sempre lei, favolosa a mio avviso, mi piace da morire al mattino. Questa di Esselunga Equilibrio, questa è un maxi formato, il doppio del solito, perché è un 30 ml. Ah, che spavento! Sentivo aprire la porta. Ciao amore! Rieccomi, dicevamo, crema contorno occhi mi piace tantissimo, è leggera, idratante il giusto, ovviamente non insomma, il giusto, però al mattino mi piace, dona una bella, ora qua va bene, ho messo un po', e è bella bella idratante, leggera però non pesante. E mi piace, l'ho applicata anche stamattina, non ho messo neanche il correttore, stamattina mi sono dimenticata. Vabbè, comunque, con prebiotico, come vedete, anche è la stessa linea, e contiene anche la caffeina, quindi se avete anche un po' di occhiaie, se soffrite di un po' di occhiaie, ve la consiglio perché migliora sicuramente, ora non è che le elimina o le toglie, ma migliora la circolazione quantomeno. E bah, insomma, mi piace tantissimo, ve ne ho già parlato e da avere, insomma, da provare quantomeno. L'altra è questa di Sien che mi piace altrettanto. È una crema contorno occhi. Qui dice che ha un'azione delicata, quindi ha un'idratazione leggera, delicata. E questa, insomma, ne ho già utilizzata parecchia, direi che sono quasi a metà. In questo caso parliamo di Sien Nature, quindi parliamo di un prodotto biologico, eccolo qua. Vi farò vedere poi Top e Flop Sien, quindi tutti i prodotti che sto utilizzando, praticamente quel doccia schiuma che vi ho fatto vedere in un video che vi lascio qui, che è svuota la spesa Lidl, no, non l'ho quasi finito, ne ho ancora, mi piace tantissimo, avevate ragione voi. E quindi insomma, anche questa. Mi piace, bella idratante, emolliente. Posso a volte utilizzare magari al di sotto un siero, tipo quello di L'Oreal, tanto per dire, e poi applico la crema. Per l'estate, ad esempio, per il mattino va bene. E poi comunque, insomma, la sto utilizzando e però se non avete un contorno occhi troppo secco, troppo esigente, ve lo consiglio. Passando invece ai sieri, ne ho qua da consigliarvi. Allora, quindi questo dove l'ho preso? Eurospin, si chiama In Primis, l'avevo visto da Elisabetta R,
che saluto, ciao Eli. Ho trovato però solo questo, l'attivo puro, questo sono gli alfa idrossiacidi, illumina il viso, effetto peeling, antimacchia, quindi sono un prodotto particolare. L'ho provato qualche volta, come vedete, insomma non l'ho utilizzato poi così tanto, l'avrò utilizzato 3 volte. E devo dire che mi ha molto sorpresa, molto colpita. Ha un'azione sicuramente super illuminante del viso, e che è una cosa un po' che ricerco, soprattutto poi quando sarò abbronzata, e poi antimacchie. Infatti sto finendo il mio Koda Lee e sto alternando questo, che avevo provato appunto 3 volte, e un altro di Revox, quello di Revox di cui vi avevo già parlato. Voglio provarlo ancora e poi semmai vi dirò un po' di più. Ecco, per ora vi posso dire che mi piace l'effetto illuminante per quanto riguarda le macchie. Vediamo, vediamo come si comporta. Altro siero, questo invece l'ho preso da MD, esatto, MD, ed è un siero all'acido ialuronico, costato pochissimo, 3 euro circa. Questo è un siero che sto utilizzando ovviamente e mi è piaciuto molto. Ho finito quello di La Biotica Italiana, ma ho finito qualche siero, poi vedrete nei terminati. Siero viso all'acido ialuronico, intensivo, idratante, multifunzione, ma è davvero un bel prodottino. E non ne avevo mai sentito parlare di questo prodotto, ma da MD, devo dire la verità, non ci vado molto. Sembra azzurro, in realtà poi è trasparente. E io lo utilizzo sul viso, collo e décolleté, sempre lo stesso, come sempre, no? Quindi mi raccomando, non dimentichiamoci mai il collo e décolleté. Io poi, soprattutto il collo e il décolleté, è proprio molto molto secco, quindi vado di siero, crema e a volte anche olio, quindi per cercare di evitare il più possibile. Non è appiccicoso, non risulta appiccicoso, si assorbe con velocità e comunque mi ha sorpreso, quindi per quella cifra perché no? E poi andiamo avanti con Lidl e con Coop. Lidl, questo che è il Cell Intense, scusate, anche questo è interessante. Ora però lo metterò via. Non l'ho ancora finita il cambio, non ho ancora finito il cambio skincare. Questo è, scusate, il Cell Intense Hyaluron, attivazione cellulare, un siero viso molto idratante, non è pesante, cioè lo metto via semplicemente perché non è pesante, eh. Sì, è un po' cremoso, ma non pesante, quindi una crema gel, quasi gel, però inizia a fare un po' caldo, poi oggi una giornata assurda. Nuvoloso, coperto, afoso, soffoco. Un bellissimo prodotto, secondo me questo è indicato molto anche per il décolleté, perché ha un'azione anche molto lisciante da non sottovalutare. Oh, e ovviamente per il viso, ma questo è ovvio, nasce per il viso, ma anche per il décolleté da provare. E poi questo da Coop, Viverde Coop, mi piace molto. Questo è un siero viso e labbra, ve ne avevo già parlato. Rivitalizzante, è indicato più per una pelle matura, una pelle che si segna magari nella zona perilabiale, e quindi insomma ve lo voglio consigliare perché a mio avviso per il prezzo che ha è un prodotto carino. Si può fare anche lo shop, c'è lo shop online. Aspettate che riesco, vediamo se è un po' duro come. Ok, ce l'ho fatta. È leggermente lattiginoso, eccolo qua, però è proprio leggero, fresco e vedete che poi diventa così. E mi piace. Quindi lo picchietto sul viso e poi sul perilabiale, che come sappiamo, ecco, ci siamo capite. Bello anche questo. Abbiamo finito con i sieri, manca la maschera. Ora questa è nuova, ma io di queste le ho già utilizzate, le ho già terminate, l'avete visto, quindi ve la voglio segnalare. Quella azzurra non mi ricordo se l'ho provata, ma quella rosa mi ha colpito e sono contenta di averla provata. È la Glow Boost con fiori di Sakura e acido ialuronico, ha un'azione bella idratante, ha un'azione bella
un'azione bella idratante, illuminante e compattante sul viso, e per essere una maschera che si tiene in posa quei 15-20 minuti, mi sento di consigliarla perché appunto l'ho già provata e mi è piaciuta. Ultimo prodotto è questo prodottino che secondo me è utilissimo in estate da portarsi via in vacanza, perché è una, qui dice mini size, vabbè, è una travel size di Coop che si ricarica, vedete, è fatto così, cioè praticamente come se fosse una ricarica di una crema. In particolare questa è la linea Io Coop, vabbè, io vado ogni tanto alla Coop perché mi piace tantissimo, oltre ad essere lunga, poi bazzico anche in altri supermercati, mi piace molto, e anche ad Antonio devo dire, girare per supermercati anche che non conosciamo in Piemonte quando ci è capitato di andare, insomma, ultimamente. E questa è una crema viso e corpo, ad esempio stamattina l'ho utilizzata sul décolleté, e per dire, anche se non è specifica, però è bella, bella, idratante, ma soprattutto nutriente perché contiene il miele e miele mille fiori, in particolar moto, sì, moto, e in particolar modo, e contiene anche la vitamina B5. Ha un'azione idratante, come c'è scritto qui, ma io oserei dire anche un po' nutriente, quindi per il viso magari ora no, si apre in questo modo e te la faccio vedere. Bella idea, ci sono tanti prodotti in questo formato che devo dire mi piace un sacco. E quindi ho detto ma sì, la provo. E per il collo e décolleté top, anche se ripeto non è specifica perché utilizzo proprio dei prodotti specifici per il collo e décolleté, però quando voglio provare anche un prodotto a parte per il viso, secondo me è ideale. Ovviamente c'è scritto anche corpo, quindi è ovvio che vada bene anche per collo e décolleté. Questo è tutto quello di cui vi volevo parlare oggi. Fatemi sapere se questi prodotti li avete già provati, fatemi sapere un po' la vostra opinione, i vostri feedback, per me sono fondamentali. Anzi, vi ringrazio per tutti i consigli, oltre che i feedback che mi date. Vi mando un bacio grandissimo, siamo arrivati, ho visto stamattina, a 11.700. Se così è ancora, io vi ringrazio, non vi ringrazio mai, ve lo dico sempre che grazie, grazie, grazie e grazie. E infatti lo siamo ancora. Grazie. Un bacio e a domani con un nuovo video. Ciao!